Ciao ragazzi, benvenuti a Q&A, siamo qui con Christian. Ciao ragazzi, ciao Luca. Ciao Christian. Dunque, come faccio a superare le credenze sociali in ambito sentimentale? Ok, allora, innanzitutto questa persona qua non ha espresso quelle che sono queste credenze sociali. Io parlo di qualcuna, no? Ad esempio, la ragazza giusta arriva quando smetterai di cercarla. Cioè, che valore ha questa frase? Questa frase è stata veicolata da un numero importante di soggetti, quindi una cavolata, si viene detta da n.000 persone, diventa una verità. Ma non è una verità, perché alla base è una cavolata. Cioè, come fa ad arrivare una persona, un partner nella tua vita, quando tu smetti di cercarlo? Cioè, tu non esci mai, non hai una vita sociale, non frequenti una palestra, non frequenti niente e la persona giusta arriverà. Ma è possibile? Capisci che, cioè, non sta in piedi questa credenza qua. Quindi ecco, vi suggerisco di porre proprio attenzione su questi concetti che la società veicola, no? Oppure che quando vai a parlare con una ragazza la disturbi. No, perché la ragazza molte volte esce e vorrebbe socializzare con un uomo. Magari si è vestita molto carina perché vuole attirare qualche attenzione in più, quindi avere qualche opportunità di conoscenza in più, ok? Per cui ecco, mettete sempre in dubbio quello che la società vuole farvi credere e cercate di ragionare con la vostra testa. Ma questo concetto effettivamente è vero o non è vero? Come no, gli amici molte volte dicono ai ragazzi che seguono la pagina, ma quelle sono cazzate. Sono cazzate? E come mai le persone vengono da noi e dopo che ci hanno scelto una volta, nella stragrande maggioranza dei casi, ci scelgono anche per altre occasioni? Sono tutti scemi? Cioè che fatta un corso, un'esperienza, vogliono una seconda, poi vogliono una terza, poi vogliono una quarta? O forse è perché hanno dei risultati e quindi vogliono fare in volta upgrade? Provate a pensare e arrivare alla verità. Grazie Cristian. Saluto.